Il suo nome vuol dire letteralmente una breve raffica di informazioni irrilevanti. È nato come ripiego perché l'idea principale dei suoi creatori era ormai inutilizzabile, eppure ha cambiato il mondo. Di che cosa stiamo parlando? SMS di internet ed è stato creato nel 2006 da Jack Dorsey. Stiamo parlando di uno dei più importanti e diffusi social network al mondo, Twitter. Jack Dorsey e i suoi collaboratori, infatti, nei primi mesi del 2006 stavano pensando di creare una piattaforma per la condivisione di podcast, quindi di audio, ma furono spiazzati dalla notizia che anche la gigantesca Apple di Steve Jobs stava pensando la stessa cosa. Jack Dorsey, affranto e rammaricato, si mise in cerca di nuove idee e proprio mentre stava dondolando in pausa pranzo su un'altalena, gli vennero in mente gli SMS. Ora, gli SMS sono stati una tecnologia rivoluzionaria negli anni 90 e della loro storia parleremo in altri video. Jack Dorsey però ebbe l'idea di creare una piattaforma che potesse pubblicamente condividere SMS di 140 caratteri, che come sappiamo oggi sono diventati 280. Nacque così in pochi mesi Twitter, che significava sia il cinguettio degli uccelli, ma anche, come abbiamo detto, una breve raffica di informazioni irrilevanti. Ma si tratta davvero di informazioni irrilevanti? Beh, non si direbbe, visto che oggi Twitter conta più di 300 milioni di utenti attivi che producono ogni giorno 65 milioni di tweet. Brevi messaggi che hanno cambiato il mondo, perché addirittura a volte sono state pensate o organizzate vere e proprie rivoluzioni. È il caso, ad esempio, delle proteste in Moldavia e in Iran del 2009, che furono possibili anche grazie a un largo uso di questo innovativo social, tanto che il governo degli Stati Uniti fu costretto a chiedere a Twitter di sospendere la manutenzione ordinaria della piattaforma per evitare che il sito fosse offline proprio nel momento in cui le proteste elettorali raggiungevano l'apice, infuocando Teheran. Nel 2010 tutti i giornalisti ormai utilizzavano questo sistema e durante i mondiali di calcio si raggiunse la cifra impensabile di 2940 tweet al secondo. Nel 2011 la primavera araba e in particolare le sommosse in Egitto e in Tunisia furono organizzate da gruppi di giovani che ancora una volta utilizzavano Twitter per scambiarsi informazioni e organizzare l'attività sul territorio, tanto che il governo egiziano, per rappresaglia, decise di chiudere il servizio. Nello stesso anno, dall'altra parte del mondo, cioè in Giappone, gli eventi che seguirono al tragico sisma e al conseguente tsunami vennero anche qui raccontati per la prima volta in larga parte su Twitter. E oggi esiste addirittura un archivio che racconta secondo per secondo quello che è successo, riportando i tweet scritti dai professionisti e dai cittadini che impotenti assistevano a quel tragico evento. Il 29 gennaio del 2012, per la prima volta, Twitter ha ufficialmente battuto una notizia di rilevanza internazionale con largo anticipo rispetto alle agenzie di stampa. Proprio in Italia, infatti, la morte del presidente emerito della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, venne twittata da un suo collaboratore 45 minuti prima della sua ufficiale diffusione sulle agenzie di stampa. Molti criticano violentemente questo sistema, tanti altri lo osannano e lo utilizzano per tutto. In ogni caso è evidente che Twitter è diventato un protagonista dei nostri giorni e la sua storia e il suo funzionamento ci aiutano a comprendere le dinamiche che governano il nostro presente. E voi cosa ne pensate? Scrivetelo nei commenti di questo video e condividete con noi il vostro punto di vista. Grazie, alla prossima!